Siamo qui nella redazione di Unico, il settimanale, con Antonio Bernardi, candidato sindaco della lista del Movimento 5 Stelle. Ancora siamo in attesa della certificazione. Avete già raccolto le firme? No, le firme chiaramente dopo il deposito della lista. Noi abbiamo richiesto a Milano il logo. Noi siamo ancora cittadini 5 Stelle capace questo. Ricordiamo per i nostri lettori, visto che noi diamo informazioni di ogni genere, che per candidarsi a Capaccio si deve fare una lista di 16 candidati, di 16 più il sindaco, e si devono raccogliere 200 firme, giusto? Il numero preciso stiamo controllando. Non dovrebbe essere secondo me tra i 400 e i 500. Antonio, come mai questa scelta? Allora, la scelta è venuta dal gruppo. Abbiamo fatto, tra virgolette, delle comunarie dove coloro che hanno dato la disponibilità alla candidatura erano i candidati per queste comunarie, e poi tra queste persone si è deciso chi era il candidato sindaco. E quindi come mai questa disponibilità? Da parte mia c'è stata la disponibilità successivamente al fatto che ho visto che 35 persone del gruppo mi avevano votato. E tu che numero sei, diciamo, se per essere in ordine cronologico di cittadino a 5 Stelle? Perché nel senso, rispetto al momento fondativo dei 5 Stelle a Capaccio, dell'associazione. Sì, da quando è stato fondato io sono entrato successivamente nel gruppo. Sono venuto a conoscenza di questo gruppo. Da quanto tempo che fai parte di questo gruppo? Più o meno un annetto. Ah, forse pure di più. Pure di più di un annetto. Chiaramente veniva fatta maggiormente cittadinanza attiva. È vero che non si può sapere il numero esatto dei partecipanti, cioè degli iscritti. Allora, il numero esatto degli iscritti noi non ci siamo basati su alcuna iscrizione. Le persone che hanno votato quando abbiamo fatto le comunarie sono state tutti coloro che hanno avuto almeno una presenza dalla 29esima assemblea alla 71esima. Queste regole ve le siete date voi? Ce le siamo date noi con un regolamento. Alla 21esima assemblea abbiamo deciso di partecipare eventualmente alle amministrative del 2017, e quindi ci siamo dotati comunque di un regolamento, anche perché fino a quel momento là erano ancora più aperte, perché c'era tanta gente che stava sondando un pochettino il territorio, che cosa era e che cosa potevano trarre di vantaggio dal Movimento 5 Stelle. Tanto è vero che ci sono tanti candidati, anche un paio di candidati a sindaco che hanno partecipato alle riunioni, ma stiamo parlando di 2 anni fa. Ho visto che non era terreno fertile per loro e quindi hanno cambiato strategia. Quello che volevo chiedere è, sì, quindi questa passione per la politica, quindi, da dove deriva? È iniziata col Movimento 5 Stelle o è iniziata una cosa magari di famiglia? O... No, è iniziata dal Movimento 5 Stelle, ho iniziato a seguire a livello nazionale, chiaramente tramite Facebook, il Movimento 5 Stelle, e poi dopo sono venuto a conoscenza che c'era un gruppo locale che si stava muovendo. La cosa principale però, tengo a dire, che non è stata quella della candidatura, la cosa principale per la quale il gruppo si muoveva e si è sempre mosso è stata per la cittadinanza attiva, cioè trovare modi e trovare il tutto al fine di cambiare il nostro paese. E non è stata un'idea soltanto per le amministrative, è stata un'idea che comunque parte già da 2 anni fa. Vogliamo parlare del vostro programma? Avete già qualche punto? Allora, noi abbiamo deciso le macro aree. Le macro aree del nostro programma le abbiamo decise. Quale, per esempio, aspetta, non le leggo in ordine. Allora, politiche ambientali, bilancio e taglio degli sprechi, urbanistica della città di Capaccio Pestum, lavoro e sviluppo, politiche sociali, internet, trasparenza e innovazione, sicurezza e mobilità, turismo. Prime cose che farete nel caso? Allora, io penso che i cittadini, almeno la gran parte dei cittadini, diciamo, si aspetta, almeno da un candidato sindaco di 20 anni, si aspetta almeno un rinnovamento delle politiche giovanili.
Io ritengo, almeno per quanto mi è stato dimostrato dalle precedenti e dall'attuale amministrazione, che Capaccio non è un luogo per giovani. Non è un luogo per giovani perché mai nessuno ha pensato ai giovani. Hanno fatto in modo che i giovani andassero via e non farli rimanere sul territorio. E concretamente che cosa si potrebbe fare? Sto iniziando, ho fatto già tempo fa degli incontri, li sto continuando a fare con il forum dei giovani, anche per sapere a livello locale loro come si vogliono muovere, di che cosa hanno bisogno, perché io penso che la prima cosa per avvicinare i ragazzi ad un mondo politico, che poi sia anche quello dell'aggregazione, che sia anche quello di capire il territorio come si sta muovendo, è entrare nel forum dei giovani. Il forum dei giovani, tengo a dire che non è quello là che si è visto fino ad oggi, cioè un forum politico, perché c'era il candidato o un politico che metteva i suoi e che portava i suoi. Per me il forum dei giovani deve essere una cosa a parte dalla politica, che si muove a parte e che dà idee da parte dei giovani alla politica. Oltre a questo, poi chiaramente vorrò sviluppare nel nostro territorio delle incentivazioni per chi prenderà dei giovani a lavorare. E poi ci sono anche altri progetti alla quale stiamo lavorando e stiamo vedendo la fattibilità. Ad esempio? Per esempio, uno di questi qua è il fatto di vedere se c'è la possibilità di fare delle società che prendono a lavorare giovani di Capaccio, e prendendo a lavorare questi giovani di Capaccio hanno degli aiuti da parte del comune. Sì, anche perché posso intervenire. Questa amministrazione si è vantato di aver fatto il patto sindacale, cioè ogni gara d'appalto che viene fatta a Capaccio dovrebbero essere presenti almeno un 40% di lavoratori, però l'iter non l'hanno concluso. Hanno fatto lo spot, il famoso comunicato stampa che fa l'addetto stampa, e poi praticamente resta vuoto così. In quel caso là potevano aiutare comunque tanta gente. Noi vogliamo, alla fine vogliamo fare quello che si fa, quello che si dovrebbe fare, con persone nuove, con un'altra logica. Cioè, il programma già è diverso perché partecipato, non è che ci mettiamo tre persone. Una domanda che mi sono segnato mentre vi aspettavo: a chi appartiene? Questa è una domanda, diciamo, cilentana, no? Per dire, chi è tua madre, chi è tuo padre, chi è tuo zio, chi è tuo nonno, chi è tuo... Cioè, se hai persone influenti, allora pure. Allora, la domanda è: a chi appartieni, nel senso proprio cilentano del termine? Ovviamente... Partiamo dal semplice della domanda: a chi appartieni? Mio padre è un dipendente comunale, lavora nella polizia locale, e mia madre è una promoter. Questa è la mia famiglia. Sono di Capaccio? Mio padre è di Capaccio, mia madre dal matrimonio abita a Capaccio. E da dove vi mostro? A Mediavellini. E chi appartieni proprio a livello politico? Cioè, voglio dire, a chi devi dare conto tu? Da questo momento in poi sei sindaco, no? Uh-huh. Prima di parlare... Prima di parlare forse non devo dar conto, ma devo vedere se, a parte i cittadini, la prima cosa sono i cittadini, perché io sono il portavoce, ma sono il portavoce e lavoro per i cittadini. Io, se divento il sindaco, sono il sindaco dei cittadini. Non sono il sindaco di qualcuno messo là sopra per fare finta di essere il sindaco. Poi adesso invece c'è l'assemblea e io faccio parte dei 17 candidati. Per me non esiste la differenza tra candidato sindaco e i 16 che sono nella lista. Per me siamo tutti quanti uguali e andiamo avanti. Uno vale uno, come era la normale legge del movimento, tra virgolette chiamiamola legge del movimento, regola. Uno vale uno, tale quale sarà anche alle elezioni. Io sono uguale a tutti. Come azione pratica che si potrebbe mettere una bella telecamera 24 ore al giorno nella stanza del sindaco. Certo. Mettere qualche, che ne so, qualche... posto letto stesso nella casa comunale. Allora, facciamo il grande fratello. Voglio dire, cioè, nel senso, riuscirete ad essere trasparenti? Imporrò di mio che non dovrò essere soltanto io trasparente, ma tutta la macchina amministrativa dovrà essere trasparente, quindi tutti gli uffici dovranno avere la trasparenza e i cittadini dovranno sapere tutto quello che si fa. Tu sei consapevole che non si può fare politica alla maniera meridionale, e Capaccio è un emblema di questa politica? Se non sei
appartenente a qualche clan, a qualche famiglia, a qualche clientela, a qualche gruppo di... Questa è la chiosa della domanda. Lo sai, e lo sappiamo sicuramente, che quando si va a votare il telefonino non te lo puoi portare dentro l'urna? Certo. Perché c'è tanta gente che mi è Vox Populi, Vox Dei, che se non fai la fotografia e fai vedere che hai votato per quella persona potrebbe, se non si torna nei giri, i voti potrebbe dire... Che diciamo che hanno fatto anche di peggio, diciamo che la filmografia li ha individuato bene i vari modi del voto di scambio. Questo... Cosa date in cambio dei voti? Noi, in cambio di voti, cioè diamo le nostre idee e portiamo avanti le nostre idee, che sono l'unica cosa alla quale i cittadini si potranno... Cioè ci potranno dire fatto bene o fatto male. Un cittadino che non ti ha votato il giorno dopo viene da te e ti chiede... Un cittadino del comune di Cavaccio, e se io vengo eletto come sindaco è un mio cittadino. Quindi terrai conto anche della sua opinione. Certo. La prima cosa da ascoltare sono le critiche. Ernesto, sì. Vuoi fare una domanda ad Antonio? Ah, bella questa cosa qua. Sì. Io ho una domanda giusto sul tuo personale curriculum. Uh-huh. Mi sembra di aver capito che sei studente del secondo anno di giurisprudenza. Che cosa ne pensi dei tuoi studi e che obiettivi hai? I miei obiettivi, ho fatto questa scelta di giurisprudenza perché comunque quel ramo è un qualcosa che mi ha sempre appassionato. Sto continuando gli studi e li continuerò. Oltre a questo chiaramente lavoro anche, sono un collaboratore di un'assicurazione. E stavi dicendo sulla carriera, come mai hai scelto giurisprudenza? Ho scelto giurisprudenza, ripeto, perché il ramo giuridico è stata una cosa che mi ha appassionato sin da piccolo. Diciamo è una passione per la giustizia. Sì. E adesso ci hai pensato alla domanda? Sì, è difficile perché poi possono essere tante le domande, però una bella. Allora, siccome nel programma abbiamo il secondo punto, non è che l'abbiamo messo a caso in ordine sparso i punti, ci sono delle priorità, abbiamo messo al primo posto le politiche ambientali, al secondo posto bilancio e tagli agli sprechi. Noi abbiamo fatto diversi accessi agli atti per farci dire i nostri dirigenti quanto guadagnano, anche perché la leggenda vuole che abbiano cifre a diversi zeri, mentre il comune è costretto a chiedere le 100 euro di tasse del 2010 per far quadrare un pochettino il bilancio. Sono 9 settori, riduciamo i settori, c'è la possibilità di ridurli, oppure continuiamo sempre a farci gestire come sta facendo questa amministrazione dai dirigenti, appellandosi sempre alla legge Bassanini, che il dirigente è responsabile, cioè tu ti andresti a prendere delle responsabilità di gestire questi 9 soggetti? Allora, la responsabilità parte già dal fatto da quando ho deciso di candidarmi a sindaco, quindi già il carico di responsabilità già ho iniziato a sentire da quel momento. Sui dirigenti, la prima cosa che penso che un amministratore appena entra deve fare è quella che prende tutto l'apparato amministrativo, faremo i dovuti controlli. Controllerò la prima cosa se un ruolo coperto da una persona soddisfa realmente i cittadini, perché se io metto in un determinato settore una persona e quella persona non mi dà un riscontro con la popolazione, per me quel posto non è coperto bene. Quindi io la prima cosa che controllerò è se nel tempo i ruoli sono stati coperti bene, se i cittadini sono soddisfatti del lavoro fatto da determinati dirigenti in determinati luoghi, se chiaramente c'è stato un guadagno, perché poi dopo un dirigente tu lo metti perché deve avere un guadagno in un determinato settore, deve avere un andare avanti e non un regredire. Di mio, quello che penso, almeno quello che dai studi che abbiamo fatto per adesso sulla macchina amministrativa, penso che i settori verranno diminuiti. No, anche perché se a Capacci ce ne sono 9, a Salerno 6, quindi no, già sono 3. È una cosa. È una cosa. La prima cosa però da fare è controllare se la macchina amministrativa, che sicuramente fino ad oggi forse
portato avanti da altri, non ha funzionato. Secondo te, che possibilità hai tu, ovviamente, e la tua lista di vincere? Vogliamo fare mente locale sugli avversari che ci sono sul territorio? Allora, partiamo dal fatto, forse io penso che la prima domanda è perché i cittadini mi devono votare? E devono votare la lista del Movimento 5 Stelle, qualora ci sia la certificazione, premettiamo questa cosa. Perché votarci? Perché votarci? Perché penso che noi qui stiamo portando il reale cambiamento. Però io penso che tutti gli altri si stanno vendendo questa cosa del cambiamento, ma io il cambiamento non lo posso vedere in persone che sono state lì fino ad oggi e che prima non sapevano che cosa era il cambiamento, adesso se lo vendono così. Poi vogliamo parlare dei singoli candidati? No, vabbè, anche no. Ma anche no. Quello che volevo dire, secondo voi che possibilità avete di vincere? Secondo... Poi, una domanda, secondo voi quanti voti vi servono per vincere? Voglio partire da una cosa che ha detto lui. Noi, se siamo all'interno di... tra tutti questi candidati che ci sono attualmente, non puntiamo a vincere, ma puntiamo a governare. E questa è stata una cosa che Ernesto ha detto, e che poi è stata copiata da me. Però premetto che la cosa è stata detta per primo da Ernesto, è stata condivisa tutta l'assemblea. Nostra è perché stiamo puntando a governare comunque. Vincere, possono vincere, può vincere chiunque. Tanto è vero che vince e poi dopo dimostra che cosa sanno fare. Allora, dipende dal numero dei candidati. Diciamo che fino a 4 candidati, più o meno quello che si... forse 5, perché poi ci saranno secondo me altri ritiri. Fino a 5 abbiamo una buona possibilità, anche perché la vostra lista è già definitiva. La nostra è definitiva, abbiamo mandato certificati penali e carichi pendenti a Milano e non so quanti poi degli altri lo possono mandare, e adesso aspettiamo che ci diano l'uso del marchio, la certificazione. Molti potranno storcere il naso e dire: ma voi siete in attività commerciale? Cioè, no, anche gli altri partiti stanno decidendo se dare o no il marchio, quindi non è, noi è un pochettino più eclatante perché è richiesto esplicitamente. Altri partiti li stanno, anzi, a Cavaccio Forza Italia so che non l'ha dato l'utilizzo del marchio, Partito Democratico, quel che resta del Partito Democratico, non so se glielo daranno. È indeciso. Quindi, se saranno 5 i candidati, noi andiamo a pescare nel voto della gente libera. Perché tu hai fatto una premessa prima: a chi appartieni? Non apparteniamo a nessuno, ognuno viene dalla società civile, qualcuno è più conosciuto, altri meno, ma il problema è che non abbiamo i soliti libretti della benzina, dell'ASL, e al consorzio naturalmente. Deve dare solo voto a Beppe Grillo. Noi abbiamo, no, devono votare, la gente deve votare principalmente il Movimento 5 Stelle, che è un marchio di garanzia del cambiamento. Se poi non riusciamo a fare questo cambiamento, noi ritorniamo a fare quello che stavamo facendo. Altri, non avendo dato questo cambiamento, continuano a candidarsi e a stare là da 20-25 anni. Altra cosa, più o meno quei voti liberi a Capaccio sono sempre comunque distinti, e noi dovremmo stare comunque abbiamo una buona percentuale di gente che ci potrebbe votare senza grosse difficoltà. La cosa più importante è che devono leggere il programma e naturalmente aderire a quello là che sono le nostre... La gente deve partecipare, il programma è partecipato, il bilancio è partecipato. È un qualcosa di nuovo per il Comune di Capaccio, perché sentire un programma partecipato scritto dai cittadini e non dalle solite persone che te lo scrivono, che casomai ci sono alcuni... E quelli si comprano pure i programmi, vai su internet, ti compri il programma, lo metti là, tanto non è che lo devi rispettare per forza. C'è una pubblicità che fanno di tipo formaggio svizzero con i jackal, e quello dice: Ulisse panino con questo, e quello dice: fatelo tu. Così è il sistema del Movimento 5 Stelle, le cose uno le fa, porta il problema e porta pure la soluzione, cosa che non succede, perché adesso ci sono due problemi, la vedo io, no, tu dimmi qual è il problema, dimmi qual è la possibile soluzione, io ti do il modo di poterla portare a conclusione. Quindi questa è la differenza tra quelli che ci stanno adesso e gli altri partiti del Movimento 5 Stelle. Un'altra cosa importante che faremo nel momento in cui andremo a governare è anche il PUC partecipato. Certo. Che fino adesso il PUC, misterioso, è dal 1998
che stanno, in questo, stanno facendo questo PUC, hanno cambiato già due tecnici, spesi quasi 1,2 milioni, 1,3 milioni, forse pure di più, e stanno ancora là, perché non sono riusciti ad accontentare sempre quelle a chi appartiene, a quelle famiglie che dovevano, tra l'altro non hanno neanche capito che cos'è il PUC e come si fa, perché sennò a quest'ora l'avrebbero già approvato. Che capitavi tu al sindaco? No, io ho fatto un passo indietro, noi siamo arrivati a 35 pagine. Ah, ma questo è alle comunali, non la sapeva nessuno. Soltanto, no, era conoscenza di tutti, soltanto che nessuno l'ha detto, però. Nel momento io alle comunali siamo arrivati a 35. Quindi lui sarebbe il vice sindaco comunque. No, ci mancherebbe. Assessore. Io sono un attivista del Movimento 5 Stelle. E perché hai fatto il passo indietro? Perché in quel momento là ho visto che c'era più opportunità per un giovane che per uno che probabilmente era... Io non sono mai sceso in politica, infatti sono stato sempre un cittadino attivo più che altro. Volevo dire una parolaccia, ma... Hai fatto disobbedienza civile, diciamo. Disobbedienza civile. E ho visto più là un'opportunità, anche perché poi se andavamo con un altro voto ci poteva essere delle varie fazioni, cosa che nel movimento, almeno a Capaccio, non succede. Tanto non è che cambia poi più di tanto, è soltanto... Lui... Ha soltanto la cosa che andrà a fare il sindaco, ma poi ci siamo noi. Cioè c'è il gruppo dietro. C'è il gruppo dietro che continua a funzionare, a portare istanze. E lo stipendio poi se lo prende lui. Lo stipendio se lo prende lui, non è questo il problema. Arte... Lui è giovane ed è... Cioè, da una parte sicuramente si vede, Antonio sei un ragazzo consapevole. Si vede che sei uno... La... Voglione che ci prova almeno. Io sento il carico. Parli anche di cose che non hai mai visto, quindi poi quando ti troverai davanti ai problemi, dal punto di vista in cui guardi una cosa, tutto cambia. C'è il gruppo dietro, io l'ho sempre detto, quindi pure tutte le persone che quando è uscita la notizia, candidato ventenne, Antonio. Ma quanti anni hai? 20, 2 settembre 96. Vergine. E la responsabilità, è anche l'attuale sindaco si è assunto delle responsabilità che non era colpevole, ha detto sempre che non sapeva niente, biomassa non so niente, hanno abbattuto la pineta. Quindi anche lui non so niente? No, lui se l'assume la responsabilità perché sarà un pochettino più attivo rispetto all'attuale, almeno qualche cosa, o no? Te l'assumerai ancora? Certo. C'erano altre dichiarazioni, no vabbè, ma qua poi passa tanta gente, che ne so che dovevano fare il vice sindaco, che dovevano fare la centrale a biomassa. E qua pare che tutto, forse lui sarà più attento rispetto agli altri, perché comunque c'ha più responsabilità, capisce che cos'è la responsabilità anche a 20 anni. Come è cambiata la tua vita prima e dopo il Movimento 5 Stelle? Rimasto uguale, quindi eri già attivista anche prima. Cosa facevi prima come attività? Allora, prima di avvicinarmi al gruppo, comunque ci tenevo a venire a conoscenza di che cosa accadeva nel comune e poi cacciavo le mie idee. Davo le mie idee. Tipo, potrebbe essere tu il motto che dici che se non fai politica, la politica ti fa. Sì, perché vuoi o no la politica si avvicina. Sì. Però premetto il fatto che non c'era niente di programmato nella mia candidatura, anzi. Adesso Antonio, fai tu una domanda del resto. La faccio sempre, siccome Ernesto fa parte di quel gruppo, cioè di tutti i gruppi, perché poi è tutta l'assemblea che sta lavorando al programma partecipato, quindi c'è la differenza di età. Politiche ambientali. Siamo in un comune che spende. Gliela faccio da come se stessimo nell'assemblea. Abbiamo questo problema. Come lo vogliamo risolvere? In modo da dare proprio una risposta. Abbiamo il problema ambientale, specialmente quello dei rifiuti. Il nostro comune, cioè un comune a 5 stelle, come affronterebbe questo problema e come lo risolverebbe? Io quella famosa webcam negli uffici lo metterei sicuramente all'ufficio ambiente, dall'assessore
all'ambiente, anche all'ufficio tecnico, non si sa mai, tanto ormai le dobbiamo comprare di telecamere, ne mettiamo diverse. Quello tecnico non penso che il tecnico sarebbe d'accordo. Vabbè, però è meno fattibile, però dire presente che non sarebbe una cattiva idea. Comunque, nell'ufficio ambiente, anche per faccio un esempio, il Comune di Capaccio si vanta di aver fatto la raccolta differenziata arrivata al 70%, altri comuni che fanno realmente la raccolta differenziata con un ciclo che ti porta almeno verso la strada del rifiuto zero, sono altri tipi di comportamenti. Quindi io credo che i dati del 70% siano un pochettino così, più di spot pubblicitario che altro. Non è attenta all'ambiente, non è attenta a risparmiare sulla raccolta dei rifiuti. Faccio un esempio, fino al 15, che poi è stata prorogata al 30 di marzo, la Regione Campania sta dicendo di poter aderire al progetto delle compostiere di comunità o di quartiere. Noi non l'abbiamo sollecitato, noi lo sappiamo che si può fare anche dopo, non l'abbiamo neanche sollecitato. Noi in genere, quando capita una cosa del genere, mandiamo subito una lettera al comune per interessarsi di queste cose. Il comune non credo che l'abbia fatto, non è proprio predisposto, anche perché ci sono dei contratti che hanno fatto e si paga 180 euro a tonnellata l'umido. Quindi una volta che hai fatto il patto, hai fatto il contratto, non lo vai a rescindere per una cosa così, che si va a risparmiare quasi 2 milioni di euro, una sciocchezza. Poi devono mandare sempre quelle famose cartelle esattoriali di 100 euro agli anziani per poter recuperare dei soldi per far quadrare il bilancio. Siamo sempre là, questa è sarà sicuramente attenzionato, l'abbiamo messo al primo punto. L'età media dei candidati qual è? Più o meno. Non l'abbiamo calcolato, ci sono un paio che ce l'abbassano, ce l'alzano la media. No, io non sono candidato. Penso che sarà intorno ai 30-35 anni, forse pure qualcosa di meno. Più o meno siamo lì.